1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ciao a tutti e benvenuti nel covo di Weavile. Io sono Stefano e nel video di oggi vi parlerò di un mazzo veramente particolare. Per questo video userò un format diverso, quindi non vi spiegherò il mazzo carta per carta. Passeremo direttamente alle partite. Fatemi sapere magari nei commenti se vorreste un'analisi di questo mazzo con tanto di lista. Allora, prima di cominciare vi dico giusto due parole per introdurre questo mazzo. Dovete sapere che io ho una passione / ossessione per la carta Mewtwo e Mew GX. Ho passato tutto l'anno a giocare un mazzo basato su Mewtwo e per tutto l'anno ho guardato non so quante volte tutte le carte GX che ci sono in formato alla ricerca di una combinazione, una strategia, un modo per migliorare il mazzo che stavo giocando, nel mio caso Mewtwo Welder, oppure in generale per creare un nuovo mazzo basato su Mewtwo. Dopo mesi e mesi e mesi di ricerche mi sono accorto che c'è un'interazione meravigliosa tra la carta Mewtwo e la carta Blastoise GX che ora viene resa possibile da Frostmoth. Perché allora, Blastoise GX in sé è una carta fortissima. Fa 60 danni per ogni energia che rimischiamo nel mazzo. Considerando che ora abbiamo Frostmoth per assegnare le energie e considerando che Mewtwo riesce a trasformare letteralmente Blastoise in un Pokémon base, è chiaro che salta fuori un mazzo che potrebbe fare un'infinità di danni in pochissimo tempo. Vi ricordo, prima di passare al gameplay, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. In questo modo sarete sempre aggiornati sui video che pubblico. Ok, non perdiamo altro tempo, buttiamoci a guardare queste partite e vediamo com'è questo mazzo in azione. Siamo contro Fede Moro, un mio amico che tra l'altro ha un canale YouTube anche lui. Si chiama Fede Moro TCG, vi consiglio assolutamente di darci un'occhiata. Fa dei video molto belli, molto bravo. E la cosa interessante poi è che senza volerlo stiamo facendo dei deck profile entrambi, ma di mazzi diversi. Quindi se nei due deck profile che ho fatto io finora non avete trovato nulla che vi interessi, potete guardare i suoi deck profile e troverete i mazzi che vi interessano probabilmente. Io ho una partenza incredibile, wow. Mi piace un sacco questa cosa. Cioè al prossimo turno, allora quando parto così mi fanno Mary, quindi è meglio che sto zitto. Però in questo momento io ho il communication per Blastoise, ho il secchiello per mettere le energie, ho anche la prof, quindi non devo nemmeno sprecare Dead End, posso anche salvare Eldegoss. È una partenza bomba questa. Quindi vediamo, però troppo bella. Arriva Mary, io me lo sento. Vediamo. Spinner. Beh, Spinner mi piace molto, si trova la sua energia acqua. Prof, ah! Che bello, dai. Quella era una Mary? O sbaglio? Sì? Ce la siamo vista brutta. Chaotic Swell non mi dà troppo fastidio. Gioco cortile d'allenamento, ma è più che altro un jolly per quando si scartano energie prima di avere Frosmo. In questo caso non dovrebbe servire. Ecco, quando vi dicevo che Fede ha un bel canale, questa è la sua tech anti-Decidueye al posto di Duraludon. Ma non vi dirò io per quale motivo ho scelto questa carta anziché Duraludon. Andate sul suo canale per scoprirlo. Ora mi aspetto un bel Dead End, esatto. Fede potrebbe addirittura fare la GX al suo primo turno, perché sta avendo un primo turno eccezionale. Mi manca solamente un Energy Switch. Tra una cosa e l'altra, che partenza. Petto di metallo, dai che non ha l'Energy Switch. Oh, mi piace. L'unica cosa, non penso che faremo KO ADP, cioè oddio, potremmo fare KO ADP in questo turno. So che può sembrare assurdo, ma io ve lo dico, può succedere. Adesso vediamo. Servono 6 energie, purtroppo non 5, perché è riuscito a vedere il V-Charm, quindi questo complica un po' le cose. Quindi dopo questa prof dobbiamo vedere altre 3 energie. Ne abbiamo 8 nel mazzo, quindi non ce ne sono nei premi. Ragazzi, secondo me ce la facciamo. Possiamo fare anche Dead End dopo questa prof. E gioco 12 modi per cercare Dead End, oltre ai 3 Dead End. Un'energia, un'altra energia. Ragazzi, attenzione, eh. Io la vedo buona. La vedo buona, vediamo. Togliamo che è il Deo. Oppure lo posso usare come... No, usare come attaccante contro questo mazzo direi di no. Io la vedo buona.
sfoltiamo ulteriormente. Vabbè, un secondo Mewtwo ci sta, però. A parte che se ce la facciamo, io voglio vedere a cosa potrebbe mai servire un secondo Mewtwo. Forse dà solamente fastidio in panchina. Prendiamo uno Snom e scartiamolo. Uno lo metto comunque in panchina perché gli venisse in mente di fare qualche boss tattico per rallentarci. Ci basta vedere un'energia, possibilmente due. Ok. Ragazzi. Che mazzo! Che mazzo! Che meraviglia! Giochiamo 11 energie, al T2 ne abbiamo 7 in gioco. Mamma mia! 1, 2, 3, 4, 5 e 6. È divertente questo mazzo, è una gioia. Vuole solo pescare. Abbiamo 34 carte nel mazzo, ma perché ne abbiamo rimischiate 6 adesso. La partita sarà un continuo pescare, 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 scartare, recuperare energie. Abbiamo pure pescato i boss dai premi, quindi c'è... Qui c'è un altro DP. La tentazione di provare a mettere KO quello e chiuderla così è alta, eh. Chiaro che allora, se lui avesse visto l'energia per fare la GX, non cambiava niente perché c'era il KO. Se non l'avesse vista, cioè se avesse lasciato DP in panchina, avrei pescato comunque uno o due premi e poi avrei messo KO DP, quindi comunque non cambiava poi così tanto. Cioè avrebbe pescato sicuramente dei premi in più. Adesso, cioè per come sta andando adesso, voglio vederlo anche solo a pescare dei premi. Che partenza! Tra l'altro adesso noi possiamo fare DDM e poi anche una supporter. Il che vuol dire che potremmo addirittura vincere in due attacchi da 6 energie. Abbiamo uno switch che mi fa pensare che o sa già come ritirare, vabbè, un modo ce l'ha adesso. Vediamo. Eh sì, giusto. ADP adesso secondo me due stampini dovrebbe giocarli. Devo giocare in maniera più reattiva. Io in realtà adesso devo solo essere conservativo con le risorse. Abbiamo pescato un boss che comunque non serve a niente, quindi lo scartiamo. Anche l'energy switch non riusciamo a utilizzarlo purtroppo. Deldegoss conserviamolo. Io direi di sfoltire ancora un pochino, perché tanto questo è l'unico Mewtwo che useremo in questa partita. Quindi facciamo pure sparire un altro Mewtwo. Adesso l'idea è mettere KO questo Jirachi e possibilmente mettere in gioco più energie possibile per proteggerci dal suo prossimo attacco, cioè dal suo prossimo stamp. Ok, le energie, chiaramente ormai il mazzo è fatto principalmente da queste, le abbiamo in enorme abbondanza. Perfetto. Allora, mettiamo qui. Allora... Una parte di me vorrebbe assegnare altre energie, l'altra parte teme... Ma se anche ne facesse boss KO Frozmoth, cosa gli serve? Si frega da solo. Togliamo le energie dal mazzo, che sennò poi ci fa stamp e peschiamo solo quelle. È chiaro che qui, cioè, si potrebbe tranquillamente prendere un Frozmoth. Un Frozmoth. Un Eldegoss per fare prof e mettere ancora più energie. Facciamolo. Scelgo l'unica carta che ho in mano. Noi così facendo mettiamo così tanta energia in gioco che qualunque cosa accada, quella di più lo mettiamo KO lo stesso. O alla peggio magari abbiamo un boss. Quindi andiamo subito. Ma avevo vinto! Dovevo fare boss su ADP. Vabbè, non mi ero reso conto che erano già 6 energie. Pazienza. ok. Vabbè. Dai, prendiamole tutte. Ma dai! Va bene. Facciamola durare un turno in più. Ok. Va bene. 5, 9, 11. Sì.
quanto farà? 660 danni in teoria. Sono tutte le energie. Ok. E in questo momento la partita è nettamente in nostro favore. Cioè è il classico mazzo che quando mette KO ADP subito dopo che ha fatto l'attacco GX o prima ancora che possa farlo, è chiaro che poi il matchup diventa semplicissimo. È un po' come Blacephalon, la stessa cosa. Però appunto, cioè, l'idea di questo mazzo non è troppo diversa da quella di Blacephalon. Usiamo energie per fare tot danni, solo che qui le assegniamo anziché scartarle. E poi beh, noi abbiamo 270 di vita anziché averne 120, quindi c'è qualche piccola differenza. Però cioè, l'idea è simile, è un mazzo che vuole picchiare forte, non abbiamo giochini troppo strani. Abbiamo questo Cobalion, ogni tanto è bello, c'è Keldeo, però bene o male l'idea è questa. Arriva il secondo stampino, quindi abbiamo fatto bene, però appunto, non giocando Jirachi, non abbiamo carte come Switch e, che ne so, Retini. Cuoricino rotto, guarda. Le peschiamo le ultime due energie, gli facciamo questi 660 danni per una. Cioè questo mazzo è composto per più di un quarto delle carte per poter fare diadenne, visto che non usiamo Jirachi perché non c'è spazio, e quindi si protegge bene dagli stamp, ma si ritrova con queste panchine pienissime subito, quindi questo è sicuramente un difetto che ha il mazzo. E adesso stiamo controllando un altro compagno di team che giocherà Senti Scorch, una lista non uguale a quella che ho appena messo sul canale. Vediamo un po' come se la cava. No, io voglio che inizi lui. Contro Senti Scorch preferisco andare per secondo. Poi, se parto così, ne sono ancora più felice. Perché vuole andare per secondo? Così non può fare col Canyon. Perché lui ha bisogno di 6 energie in gioco per mettermi KO a Mewtwo. Il primo turno ne può mettere in gioco una sola. Mentre quando potrà fare o Welder o Volcanion potrà metterne 3. Il che vuol dire che lui... Allora, io il prossimo turno non farò nulla. Il turno dopo ancora... Allora, mi sto incasinando. Lui adesso al massimo 6 non energia e vabbè. Io poi mi preparo. Lui il turno dopo potrebbe danneggiarmi oppure può caricarsi ancora. E io sarò il primo che potrà fare un attacco. E tra l'altro avrò già fatto una prof in quel momento. Quindi potrebbe essere addirittura un boss su un Senti Scorch. E il che renderebbe la partita semplicissima, perché lui dovrebbe ricominciare da capo a settare 6 energie. Comunque ora vediamo. Io non sto neanche guardando quello che sta facendo, però sembra che si stia settando con calma. Sì, esatto, sta scambiando un po' di Pokémon. Questa energia lo manderà a 340, non mi interessa, perché io faccio 360. Cioè faccio 300 o 360, quindi ne posso andare anche un'altra. Un'altra Quick Ball, cos'è? La seconda, con anche due Communication. Un altro Jirachi. Sì, sta giocando con la stessa ottica, con la stessa mentalità che piace a me. Con tanti Stellar Wish, una lista molto consistente, che appunto di questo passo al secondo turno potrà indubbiamente iniziare a fare qualcosa, se lo vorrà. Allora, Communication mi piace, ci sta, non era una pescata indispensabile, ma sicuramente è solamente un bene poter scartare questo Blastoise. Naturalmente che Keldeo è una bella carta contro di lui, perché se lui non sta attento e mette più di 3 Pokémon in panchina, diventa un problema. Io una volta devo stare attento al suo primo attacco, tra l'altro. Allora, non è proprio una cosa ottima quella che ho in mano, eh. Sì, beh, perderò un'energia grazie alla stadio. Potrei fare Dedenne, ma non credo che ne valga la pena. Penso che lo farò il prossimo turno. Non voglio esagerare con i Dedenne. Ma lui non riserva niente a fare il primo attacco, anzi, lo provoco. Ecco, forse sarebbe stato meglio provare a trovare un altro Snom. Perché se lui ora dovesse fare boss... Ora, se dovesse fare boss non è una tragedia. Perché gli farei la GX di Cobalion in modo tale da proteggere lo Snom
il turno successivo e fare in tempo a evolvere. Quindi Kovalion permette di fare queste giocate in cui qualcosa va storto, si recupera un turno. Però diciamo che la Jinx di Keldeo è più carina contro questo mazzo, quindi se posso lo evito. Ora, se lui dovesse fare il primo attacco di Sentiscorch mi darebbe fastidio, ma penso che darebbe fastidio più a lui che a me. Quindi vediamo un po' cosa sceglie di fare. Se dovesse invece esporsi già con un Sentiscorch ad attaccare... Ah, ha fatto Welder da 1, eh. Se dovesse comunque già esporsi, diciamo che, ecco, ha fatto questa scelta, quindi vuole essere aggressivo. Sta correndo un grosso rischio. Vediamo un po' come sarà il mio prossimo turno, però... Io sinceramente mi aspetto di metterlo KO. Io vediamo. A 120. Vediamo. È un bel Frozmoth, sarebbe la cosa più bella. Non è mai una brutta carta, una Quick Ball, ma non è quella che cerco. Allora, ascoltiamo un pochettino il mazzo. Allora, scarto... Sì, scarto Kovalion e prendo Keldeo, direi. Sembra una scelta sensata. Lui ha 3 Pokémon in panchina, quindi in questo momento sono 300 danni. Io comunque lo metto giù, che è tutta pressione che gli faccio. Adesso mi serve... mi servono 4 energie, vediamo un po'. A occhio croce dovrei cavarmela. Ne ho già 3, uno dagli scarti e 2 qua. Quindi dovrebbe andare bene. Se ne trovo altre è solo meglio, in modo tale che almeno questo Mewtwo posso usarlo ancora. Adesso facciamo così, togliamo altre carte dal mazzo, magari prendiamo un secondo Mewtwo, gli prendo anche un altro Snom a questo punto. Mi sto riempiendo già la panchina però, non dovrebbe essere un problema. Magari aspettiamo a mettere questo Mewtwo. Prossimo turno lui può mettere 3 energie, sì, potrebbe mettermi KO. No, è sempre meglio avercelo giù l'altro Mewtwo, fa niente. Tanto se mi mette KO lo spazio si libera. Ok, le energie ci sono in enorme abbondanza. Non bisogna esporsi così con i VMAX. Quindi adesso io prenderei... No, altre energie... Allora, 4... No, facciamolo. In modo tale che un'energia comunque la lascio a quello lì. Così se non dovesse fare il KO, comunque posso utilizzarlo ancora. Questa non dovevo segnarla. Vabbè, pazienza. Pazienza. Questo palloncino io per sicurezza lo metterei... su un DDN va sempre bene. E farei razzo spruzzo. Quindi un'energia qua, un'altra qua, un'altra qua. Mi servono 6, abbiamo detto, siamo a 5. Ok. KO, T2, 360 danni, potenzialmente 440. No, che calcolo ho fatto? Sono stanco. 480. C'è l'Energy Switch, quindi questa è una bella pescata. Abbiamo Eldegoss, abbiamo accesso alle denne. Vediamo cosa farà il nostro avversario. Ragazzi, io vi consiglio di provare questo mazzo, è troppo divertente. Andare a prendersi tutte le energie in un turno, assegnarle, rimischiarle, poi andarsene a ripescare, fare questi attacchi. Cioè, 360 danni al secondo turno. E 2 energie rimangono pure in campo. È peggio di Baby Blaze. Baby Blaze queste cose... No, vabbè, le fa spesso. Almeno le faceva spesso. Questo mazzo, cioè, non gira proprio sempre, sempre così. Però... un'elevata quantità di volte, cioè ho fatto una piccola full immersion la settimana scorsa per cercare di levigare un pochettino la lista, perché c'erano alcune cose che non mi convincevano. Anche questa stadio non mi convince al 100%. Prima c'era la Viridian, che ovviamente è bella per scaldare gli attaccanti, però appunto quando capitano queste cose permette di recuperare qualche energia. Il DDN con 3 energie in mano al primo turno purtroppo è una cosa che capita. È un mazzo che deve fare tante DDN e tante prof. E poi la Viridian aiuta molto l'avversario. Questa stadio è un pochettino più innocua. Quindi in realtà va bene. Ok, arriva lo stampino.
Il problema è che bisogna vedere cosa fa lui adesso. Perché anche a fare lo stampino deve fare welder, deve assegnare energie, evolvere. È chiaro che se lui ora settasse un Senti Scorch VMAX, il prossimo turno potrebbe anche mettermi KO Mewtwo. Cioè, adesso mi mette KO uno e poi l'altro, perché questo è bello di Senti Scorch. Che a te sembra di fare pochi danni al primo attacco, ma l'attacco dopo fa tutti i danni che vuoi. Quindi comunque io sarei un po' sotto pressione. Però no, welder da 1 è troppo poco. Non so se è perché gioca poche energie o poche stadio o se magari semplicemente non sta avendo molte energie. Però così sono poche energie. Io in realtà ho poche energie in gioco e sono un po' bloccato perché ho bisogno che mi faccia qualche KO. Facciamo così però. Sì, decisamente. Così non gli facciamo pescare premi. Beh, questo evolviamolo, non c'è motivo per cui non farlo. Razzo spruzzo, 1, 2. Ok. Abbiamo 27 carte nel mazzo, di cui una decina sono energie. Ok, questa ci voleva, però comunque vabbè, prendevamo dei DN oppure Eldegoss, quindi non è un problema. Significa che appena riusciamo a fare prof e dei DN di fila, o anche solamente una delle due, le probabilità di trovare tantissime energie sono molto elevate. Tra l'altro abbiamo ancora tre secchielli e le energie sono tutte in giro. E lui non può metterci KO adesso, tra l'altro, quindi siamo messi molto molto bene. Suppongo che non si aspettasse un KO al secondo turno. Avrà detto, ok, io comincio a fare 120 danni, lui ha in gioco uno Snowman e un Mewtwo, però... che bello. Welder, vediamo se di due energie stavolta. Una. Niente da fare, tre welder da un'energia. Questa l'assegna. Adesso giustamente lui spera che io non riesca a rispondere al KO al prossimo turno. Ok, c'è un altro timbrino. Oh, l'aveva fatto prima? Non mi ricordo. L'aveva preso e basta, ok. Però appunto... ah, questa è una mossa cattiva. Però c'è anche l'energy switch, però lo scartiamo. Ok, va bene. Se è così che la mettiamo... allora... Allora, qui in realtà mi verrebbe quasi voglia di non fare nulla. Potrei fare la GX di Cobalion, però a che pro, non ci guadagno niente. Potrei salvare l'energia. Se lui poi mi fa boss, mi mette capo a questo Mewtwo, è un problema però. Più sicura e assegnare qui in modo tale che il prossimo turno questa l'assegniamo già a Keldeo, così ne spostiamo una, facciamo DDN e puntiamo a fare il KO oppure semplicemente boss KO su DDN. Abbiamo ancora due boss credo disponibili. Niente, concediamogli questi tre premi, è la scelta migliore adesso, perché spostare l'energia dietro per avere l'energia in più in gioco è troppo un rischio in questo momento. Perché se poi lui avesse fatto boss dietro, non saremmo riusciti ad attaccare. A meno di pescare l'altra stadio, però ne rimane una sola. Ok, lui in questo momento, lui il prossimo turno vince. Sempre se non mettiamo davanti qualcosa e non al boss, ovviamente. Però mi aspetto di vincere io adesso. Dai, vediamo di mettere KO questo, senza bisogno di far boss. Marni. Quasi quasi nel dubbio si può fare Marni. Abbiamo ancora 3 Velox, 2 pregio, 2 communication. Io quasi quasi farei Marni, così lo rallento. Anche perché la prof è una sola. Quindi non è che se faccio le DN poi pesco prof. Facciamo Marni. Però così non faccio boss. Non ho fatto una cosa intelligente, però ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Via. A posto. Sì, allora, non abbiamo visto nessun modo per vedere DDN e ne avremmo avuti i modi per vederlo.
Però niente, problema risolto. Se non avessimo potuto fare questa mossa per qualche motivo, non c'era niente per cui temere, avremmo fatto la GX di Cobalion, ci saremmo guadagnati un turno, e il turno dopo avremmo fatto Mary, e le energie le avremmo trovate, quindi... cioè, Cobalion è veramente forte. Boom! KO. Che potenza! Cosa avevamo nei premi? Energia, communication. Eccoci qua! Ragazzi, io spero davvero tanto che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, ricordatevi il like, iscrivetevi se non doveste averlo ancora fatto, e ricordatevi di lasciarmi un commento se avete dei dubbi, se volete darmi un parere, ma anche se avete delle richieste particolari. Quindi, nel caso specifico di questo video, se vorrete un'analisi di questa lista, oppure in generale se c'è qualche mazzo che vi incuriosisce e che vorreste vedere analizzato su questo canale. Io per oggi vi saluto e ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video.